Bentrovati a tutti. Quelli che hanno pochi capelli come me o li hanno un po' più bianchi, solo alla parola Sarajevo si aprono tanti ricordi, tanti scenari di guerra. I più giovani, per fortuna loro, no? Andare nelle scuole e parlare di Sarajevo vuol dire parlare di una realtà che i ragazzi non ricordano più. Vent'anni fa, aprile 92, iniziava l'assedio di quella città. Che è durato fino alla fine del 95 con gli accordi di Dayton. Sono vent'anni, poi noi siamo stati con la Marcia dei 500, con tante persone anche del VCO, con Bettazzi, con Don Tonino Bello. E abbiamo incontrato proprio in questi primi giorni di ottobre il vescovo ausiliare di Sarajevo, Monsignor Pero Sudar. È stato ospite qui nei nostri studi di VCO Azzurra TV, lo ha intervistato per noi. Vincenzo Mato e sentiamo proprio dalle parole di chi ha sempre vissuto e continua a vivere a Sarajevo eh, che cosa ci dice di quella realtà, proprio per non dimenticare. La più grande ferita, direi, da cui sorgono tutte le altre, è la soluzione politica di Dayton che è stata imposta e che purtroppo non ha risolto le cose di fondo, fondamentali, senza di cui... Anche se eh, saniamo le ferite visibili su edifici, su eh, cose che. Mh, le fabbriche e così via, rimangono le ferite eh, nella mentalità, nel sen nei sentimenti della gente che purtroppo non ha l'occasione, non, non, non viene incoraggiata di guarire, cioè di perdonare, di eh, farsi perdonare. E di cominciare a restaurare quello che è la, il presupposto fondamentale per qualsiasi ripresa, e cioè la convivenza. In questo senso si può purtroppo dire che eh, le ferite non è che sono rimaste, ma che vengono anche ancora di più approfondite, e come conseguenza di tutto questo è la povertà sempre più grande, la mancanza di lavoro e quando la vita è così senza prospettiva facilmente le tensioni crescono. In questo senso le ferite nelle anime della gente ci sono, ci, si sentono e purtroppo uh, tutti gli sforzi di aiutare, di farle guarire, guarire danno pochi frutti. In questo senso si può dire che anche la facciata, cioè quello eh, che si vede eh, sia nelle città, se trattiamo, guardiamo Sarajevo, quasi si vengono poche ferite, pochi segni della guerra, però se uno si mette in contatto con la gente e eh, vede che quella facciata imbroglia, che purtroppo la guerra in qualche senso, questo è mm, pesante di dirlo, in qualche senso si può dire che la guerra nelle eh, anime della gente ancora continua perché la gente non accetta questa situazione come definitiva e dove è stato non è in grado di funzionare di dare la speranza quasi si dovrebbe dire che la gente ha quasi diritto di sentirsi fe ferita chi di noi è stato a Sarajevo è rimasto colpito dal fatto che nel di un chilometro più o meno nella zona centrale c'erano la cattedrale cristiana cattolica, c'erano la moschea, c'era la sinagoga, c'era la chiesa ortodossa, per cui ci resta incomprensibile capire i motivi di questa guerra, di questa lacerazione che c'è stata all'interno del paese, sapendo che fino a poco tempo prima la gente era, viveva nella più assoluta civile convivenza. Ed è stato quasi in embrione il primo esempio anche di una frattura religiosa. Eh, che poi si è estesa a tutto il mondo, perché oggi si parla addirittura anche qualche volta, in maniera se eh, forse esagerata, provocatoria, di scontro di civiltà tra un mondo musulmano orientale e un mondo eh, europeo. Lei pensa che eh, lì sia stato quasi fatto un esperimento, magari, nella ex Yugoslavia? Ma io non, non a, appartengo a quelli che eh, sono convinti che questo è qualcosa che è stato importato. Molti sono tentati di dare la colpa a, a un fatto esteriore. Io penso che noi abbiamo cominciato tutto il guaio e il fatto che da oggi a domani eh, siamo andati uni con gli altri per me prova che qualcosa era artificiale anche prima, che purtroppo era qualcosa anche forse finto o se, sia, se vogliamo dirla uh, con le belle parole, non eravamo convinti di ciò che abbiamo Vissuto. Abbiamo vissuto la convivenza, abbiamo, ci siamo accettati a vicenda, però mai convinti che questo è un bene. Ma forse sotto-sotto eh, pensavamo, vabbè, questo è un destino. E quando una, una situazione quotidiana, una situazione di vita, la trattiamo come destino, forse anche come un peso. Aspettiamo anche inconsci la, 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 la buona occasione di, di uscire, di, di, di far crollare eh, questa situazione. Ecco, così io spiego, non che qualcuno ci ha imposto, certo ci hanno imposto la, la pace, che non è la vera pace, ci hanno imposto la giustizia dopo invece la giustizia e eh, così via, però il guaio abbiamo cominciato noi. E non so quanto c'è in comune nost questa nostra sciagura, questo nostro andare gli uni contro gli altri, con questa tensione mondiale tra l'Islam, tra Occidente, tra le diverse culture e civiltà. Non sono sicuro se lì si possono fare proprio i, 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 i eh, collegare queste... In queste situazioni però sicuramente dopo quando noi abbiamo fatto questa guerra orribile quando noi volevamo forse anche in qualche volta in qualche senso strumentalizzati dai capi che purtroppo oggi eh, delle volte non hanno eh, la misura non non, 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 non tengono niente a, a, del valore della etica, dei diritti eh, fondamentali dell'uomo, della pace ma soltanto del proprio interesse, del proprio potere quando quelli ci hanno un po' incoraggiato purtroppo senz eh, senza avere la convinzione profonda senza essere educati purtroppo per, per la guerra non bisogna educarci però per la pace bisogna educarci la pace è un valore per cui bisogna veramente essere impegnati sul serio. Allora eh, abbiamo eh, pre eh, troppo presto accettato questa logica della violenza, della vendetta di, eh, per correggere le ingiustizie storiche. Allora questo era il, il nostro sbaglio grande e poi sono subentrati altri che... Da questa nostra tragedia hanno fatto la tragedia più profonda, cioè ci hanno chiuso la prospettiva. In questo senso, Sarajevo e Bosnia e Herzegovina forse è stato un campanello che, che doveva svegliare le coscienze, invece non sono state svegliate, e purtroppo, poi, forse sull'esempio della ex Yugoslavia, certi, eh, certe realtà nel mondo anche an hanno. In qualche, in qualche senso sviluppato questa teoria del scontro delle civiltà delle religioni però penso che è andato a spiegarsi a eh, interpretare male la situazione e i motivi della, del scontro della guerra e anche il modo in cui è stata fatta cosa possiamo fare noi oggi per cercare di aiutare le popolazioni le sue popolazioni. Ma io penso che bisognerebbe per quanto più uh, forte possibile uh, dire che la Bosnia e Herzegovina non ha la pace. E senza la pace in Bosnia e Herzegovina non c'è la pace nei Balcani. E che bisognerebbe garantire un po' più della giustizia, giustizia istituzionale, e che bisognerebbe veramente. Eh, riconoscere che Dayton non dà la prospettiva che bisognerebbe correggerlo. Dayton forse ha portato il frutto della pace, cioè della essenza della guerra, però quello non basta per dare la possibilità ai popoli, alle etnie in Bosnia-Herzegovina e anche in tutti i Balcani per vedere la prospettiva e per appartenere attivamente alla euro comunità europea. E a contribuire qualcosa di positivo in questo senso prima dichiarare sempre di più sempre più forte che sì dayton deve essere corretto e poi che la bosnia del segovina e, e dei balcani sono un, un territorio troppo poco piccolo per fare lo scenario dei interessi delle poten grandi potenze mon mondiali allora bisognerebbe Prima di tutto correggere quello che hanno sbagliato le grandi forze internazionali, specialmente gli Stati Uniti, per quanto riguarda il futuro della Bosnia e Herzegovina, e poi in qualche senso eh, lasciarci liberi. Di costruire una convivenza vera e propria, io ne sono sicuro che la nostra gente comune di tutte le etnie di tutti gli stati hanno visto che la guerra, hanno capito che la guerra non porta niente di bene. Anche quel poco che abbiamo avuto prima della guerra, che siamo riusciti a, a fare nel comunismo, anche quello ha distrutto la guerra. La guerra non risolve nessun problema, ma porta mille altri problemi. Allora penso che da questa esperienza la nostra gente è capace di mettere le forze insieme per migliorare la situazione, e specialmente per eh, garantire un futuro migliore. E poi il terzo punto mi sembra che noi abbiamo bisogno di un po' di simpatia di simpatia, non guard eh, di essere guardati come una, 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 uh, uh, i popoli selvaggi, ma i popoli che hanno veramente uh, sofferto molto durante la storia e non soltanto e non sempre a causa solo dei propri sbagli, ma anche dei giochi internazionali europei interessi diversi e dato che siamo confine lì in qualche modo si scaricano tutte le tensioni anche che ci sono eh, sui territori più, più, più vasti di, di quello eh, dei balcani allora un po di simpatia un po di empatia ci vuole per incoraggiarci di veramente prendere il coraggio di voltare la pagina e di impegnarci prima di tutto per la pace e poi per la convivenza senza di cui io ne sono profondamente convinto la pace non ha futuro se non siamo maturi e pronti di accettare il diverso come uguale a noi e dargli le stesse eh, condizioni della vita per la crescita come garantiamo a noi e penso che a tutti eh, ci sta molto a cuore il futuro della pace. E con le parole di Monsignor Sudar che denunciano la follia della guerra, quella della Bosnia e di tutte le guerre, noi ci salutiamo. Ricordo a tutti un appuntamento. Sabato 20 ottobre ci sarà la veglia missionaria diocesana con il nostro vescovo a San Vittore Intra. E ci sarà la testimonianza di Padre Paolo Dalloglio che arriva dalla Siria. Se vi ricordate l'abbiamo intervistato alcune volte anche noi, l'ha intervistato Don Angelo in Siria e ci aiuterà, se riusciamo, a capire un po' di più della tragedia che stanno vivendo le persone in Siria, Siria dell'urgenza di rifiutare ogni logica di violenza, di scegliere strade di pace, di rispetto, di dignità delle persone e ci porterà credo anche il dolore di tante vittime di questi giorni. Sabato 20 ore 20, San Vittore entra, veglia missionaria, anche a nome di Don Angelo, arrivederci la settimana prossima.